a tutti, oggi sono qua per condividere con voi il mio metodo d'organizzazione. Come ogni anno ho infatti intenzione di mostrarvi le agende che ho intenzione di utilizzare quest'anno, le applicazioni, che cosa ho imparato magari dallo scorso anno per quanto riguarda appunto l'organizzazione delle spese, gestione della casa, lavoro, impegni personali, eccetera, eccetera, che quindi ho intenzione di mantenere per quest'anno e se ho intenzione di introdurre invece delle novità. Infatti, secondo me, l'organizzazione è in continuo mutamento, varia a seconda delle necessità che avete sul momento, varia a seconda delle necessità che so della famiglia, di casa. È bella questa evoluzione, io negli anni ho provato veramente di tutto, dall'agenda giornaliera, quella settimanale, il bullet, il moon journal, ogni cosa immaginabile. Magari se siete curiosi vi lascio la playlist con tutti i metodi d'organizzazione che ho girato negli ultimi anni. Partiamo con la gestione delle spese, perché su Instagram, se ancora non mi seguite, mi trovate come CB's The Way, mi avete fatto tante domande inerenti al Kakebo. Io infatti sono ormai 4-5 anni che mi affido a questo quadernino, questo è della Vallardi, ma c'è anche di un'altra casa editrice, se non sbaglio, e costano più o meno uguali fra i 12 e i 13 euro. È in pratica un'agenda dedicata esclusivamente alle spese di casa. Io mi affido al Kakebo perché mi trovo bene, mi piace, ma potete utilizzare qualsiasi agenda o quaderno per tenere traccia comunque delle vostre spese. Quello che cambia è il metodo, non tanto la forma, il contenitore. Io mi trovo bene con questo metodo perché vedo effettivamente che riesco a organizzare meglio le mie spese, soprattutto per quanto riguarda il concedermi qualche cosa in più e il limitare le spese inutili. Infatti, grazie al metodo del Kakebo, sono riuscita a risparmiare in diverse occasioni. Certo, si fanno tanti sacrifici, non è qualche cosa di magico che iniziate ad usare il Kakebo e risparmiate così. Dovete lavorarci voi sopra, sicuramente è un metodo che vi aiuta, ma ci vuole anche tantissima buona volontà. Per risparmiare è ovvio che bisogna fare delle rinunce e bisogna, tra virgolette, tirare la cinghia, però quando magari inizi ad avere una visione completa delle spese che devi fare di mese in mese, di settimana in settimana, diventa senz'altro più facile. Di base, che cosa succede? Ogni mese potete inserire le vostre entrate fisse, quindi ad esempio lo stipendio, la paghetta, no, non lo so, i soldi che vi arrivano comunque, che siete sicuri che vi arriveranno durante quel mese, e le uscite fisse, quindi sapete che dovete pagare il bollo dell'auto, avete l'abbonamento che so a Netflix, a Audible, quelle cose che sapete che di mese in mese dovete assolutamente pagare. Ogni mese le potete appunto segnare, facendo la differenza ottenete la cifra che potete spendere, quindi i soldi che vi rimangono da queste entrate e uscite fisse. A questa cifra che avete ottenuto potete poi scegliere di togliere un'altra cifra, ovvero quello che avete intenzione di risparmiare durante il mese. È una cosa che magari inizialmente vi sembra inutile perché dite: cavolo, io non ho bisogno di impormi di risparmiare 100 euro questa settimana o questo mese. Voglio impormi di risparmiare il più possibile, ok? Per farlo però è utile porsi, diciamo, un obiettivo e magari il mese dopo aumentare o diminuire, giusto per avere un'idea. È utile perché in questo modo, ponendovi una cifra che volete assolutamente risparmiare, avrete i soldi veri che potete effettivamente spendere e potete dividerli per settimane. Che so, questo mese avete 600 euro, ne volete risparmiare 100, ve ne rimangono 500. Ci sono, boh, 4-5 settimane, quindi bene o male potete spendere 100 euro a settimana. Perché è utile sapere quanto potete spendere? Perché se sapete che quel giorno dovete pagare la bolletta e la luce e, che so, internet, oppure avete fatto l'abbonamento alla palestra, eccetera, sapete che più di tanto non potete spendere oltre. La settimana dopo, invece, avete quei 100 euro da cui togliere soltanto la spesa di casa, sapete che allora in quella settimana potete concedervi uno sfizio in più. Non succede nulla, ovviamente, se una settimana sforate, la settimana dopo magari recuperate, è normalissimo. Però questo aiuta sicuramente a porsi delle priorità, quindi sapere che cosa è assolutamente urgente da fare, che cosa è assolutamente necessario.
e il magari aspettare una settimana o due per concedersi uno sfizio aiuta anche a capire se quello sfizio è veramente così urgente, non è la parola giusta. Voglio prendermi una maglietta, questa settimana però ho sforato il budget, devo aspettare una o due settimane, in questa una o due settimane magari potrei cambiare idea. E succede tantissimo, a me succede sempre, ed è questo che realmente mi aiuta a risparmiare, perché l'attendere mi aiuta a capire se una cosa è veramente una cosa che voglio, soltanto un capriccio del momento. Chiaramente non c'è nulla di male nel comprare anche cose inutili e togliersi un piccolo capriccio, però se magari avete l'obiettivo di risparmiare per andare in vacanza oppure per comprarvi una libreria, comprarvi qualcosa in casa, potervi permettere, che so, una cena fuori al ristorante col vostro fidanzato, amico, compagno, quello che è, può essere decisamente utile e con me funziona molto. Tengo traccia di tutte le spese di casa, quindi banalmente la spesa, quello che si mangia, le cose che servono in casa per pulire, per sistemare. Potete segnare anche, ad esempio, se andate al cinema, teatro, i libri, se avete comprato qualcosa appunto shopping, quindi non strettamente necessario, i bisogni della casa, eccetera eccetera. Comunque vi lascio linkato nelle schede qua sotto in descrizione l'articolo che ho fatto per il blog, in cui vi mostro qualche pagina del Kakebo più in dettaglio. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del lavoro e degli impegni personali, uso semplicemente un'agenda puntinata. Questa l'avevo presa su Amazon già l'anno scorso, se non sbaglio. Comunque praticamente vuota, semplicemente i puntini, la classica agenda da bullet journal per intenderci. Durante l'anno ho capito che cosa fa per me. Lo stretto necessario, niente fronzoli, niente liste di, ad esempio, film visti, niente track delle abitudini, eccetera eccetera. Proprio l'essenziale, che per me consiste nel avere una visione generale del mese. Quindi in questo caso gennaio, mi sono fatta un po' il calendario. E qua segno gli impegni che so già di avere durante il mese, quindi di nuovo se ho una scadenza per un lavoro o una ricorrenza particolare, può essere anche un compleanno, l'onomastico, eccetera eccetera, lo segno già direttamente, così so già che quel mese succederanno tali cose. Poi inizio immediatamente con la visione settimanale. Io che cosa faccio? In genere mi facevo una tabella, proprio segnavo con righello e matita, adesso proprio libero, liberissimo. In alto metto sempre un piccolo calendario ed evidenzio la settimana in cui siamo. Sotto segno le spese personali. Dall'altra parte, sempre in alto nell'angolo, ho un piccolo, diciamo, tracker, soprattutto per tenere controllata la mia salute e l'esercizio fisico. E poi segno che cosa ho letto durante la settimana. Dopodiché, banalmente, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica su un'unica fascia. E qui è proprio liberissimo. Ci segno le cose assolutamente da fare in maiuscolo, gli appuntamenti di casa li scrivo invece in corsivo, quindi che so, è passato l'elettricista o doveva passare l'elettricista, l'ho scritto in corsivo, fare invece la lavatrice, montare lo stendino, l'ho scritto grande. A volte mi dimentico questa cosa e scrivo come mi capita. L'importante è che io riesca a capire che cosa è da fare, quindi a volte ci metto magari un quadratino da poi spuntare, oppure metto tutto assieme le cose da fare, poi dopo un po' di spazio invece un appuntamento fisso e magari ci metto anche l'orario. L'importante quindi per me è che io riesca a riconoscere che cosa è, ad esempio, un appuntamento, una scadenza, una cosa fissata, e quali sono invece le cose da fare. Possono essere svariate le cose che inserisco, possono essere cose di lavoro, cose di piacere, cose di casa, ricette magari che voglio provare, e magari me le sono appuntate in un giorno specifico perché so che ho fatto una determinata spesa e quindi lo voglio inserire. A proposito di spesa e menù settimanale, settimana, organizzazione, fatemi sapere se potrebbe interessarvi come organizzo i pasti e la spesa settimanale, fatemelo sapere qua sotto. Io intanto agito la penna perché non so, mi piace, mi piace un sacco questa penna, l'avevo trovata
in una box, se non sbaglio, e comunque a tema Sailor Moon. Vabbè, un'altra cosa che faccio è riempire gli spazi vuoti se mi devo appuntare qualcosa di random. Quindi, ad esempio, nella prima settimana di gennaio, lunedì e martedì non erano segnati perché facevano parte ancora di dicembre. Quindi, nello spazio vuoto, io ne ho approfittato per segnarmi qualche idea per futuri video, futuri post su Instagram, future recensioni, idee a caso. Ovviamente le ho un po' raggruppate facendoci il segno, cioè il simbolo che so di Instagram, di YouTube. Ho scritto dei numeri, fatto delle freccette. Altre volte è capitato di disegnare, che so, la piantina di casa per vedere se ci stava tipo il tavolo, il divano in una certa posizione, cose veramente random, me ne rendo conto, però per me è utile avere un solo posto dove poter racchiudere tutti gli impegni e avere, diciamo, un codice mio personale che non ho bisogno di esplicitare facendo una leggenda perché mi ritrovo, è qualche cosa che io so e che a vista mi fa capire che cosa sto guardando. Certo, per un'altra persona può essere confusionario, può magari non capirci, ma la mia agenda la uso io, quindi deve essere utile e funzionale per me. L'anno scorso avevo provato ad organizzarmi con il blog, il canale, eccetera, anche sull'agenda. Avevo fatto una visione sempre mensile dei vari contenuti che volevo mettere, poi ne avevo fatto un altro solo dedicato ad esempio a Instagram per cercare di non pubblicare 2 giorni di fila, ad esempio, un contenuto simile, cercare di variare, eccetera, eccetera, ma anche in questo caso l'ho presto abbandonato perché molte volte avevo invece delle richieste diverse, delle scadenze di lavoro, quindi dovevo cancellare, rifarlo e cancellare, veniva un casino e quindi ho iniziato ad utilizzare molto di più il telefono. Ho fatto un post sul blog in cui vi parlo delle applicazioni per l'organizzazione che mi piacciono di più sul cellulare. Alcune sono già nell'iPhone per dirvi, quindi non sono da scaricare né niente, sono tutte completamente gratuite, proprio basiche, basiche, ma che io trovo molto comode. Ad esempio, utilizzo molto il calendario, soprattutto da PC. Che è però sincronizzato con il telefono, quindi se devo andarmi a controllare qualche cosa lo vedo subito anche dal telefono e soprattutto se ho bisogno di spostare un contenuto, un impegno, eccetera, posso farlo senza dover cancellare, senza doverlo riscrivere, semplicemente lo trascino dal calendario da un giorno all'altro. In genere poi sul calendario utilizzo un colore diverso a seconda della piattaforma su cui il contenuto deve uscire. In alcuni casi mi metto un promemoria qualche giorno prima per rifinire quel contenuto oppure per ricordarmi che devo appunto lavorare a quella cosa lì. È molto utile in questo senso e sempre a proposito di avvisi, notifiche, mi piace molto utilizzare promemoria dell'iPhone perché in questo modo riesco ad organizzarmi meglio la giornata se ho tante cose da fare, quindi mi imposto che so, la mattina devo fare una lavatrice, mentre vado alla lavatrice faccio un'altra cosa in casa e poi stendo i panni, poi posso uscire e fare le mie commissioni. Cerco di organizzarmi, in genere butto giù una lista generale delle cose che devo fare e poi cerco di incastrarle a seconda degli orari più consoni. Nel caso delle commissioni controllo sempre gli orari di apertura e chiusura e se devo fare delle faccende in casa, che so, ad esempio la lavatrice, una volta che la mando ho almeno 1 ora e mezza, 2 a seconda del carico in cui posso fare altre cose. Quindi cerco poi di incastrare tutti i vari impegni. Mi piace farlo con promemoria perché posso così impostarmi già degli orari prefissati, perché è utile. In alcuni casi potrebbe mettere ansia, me ne rendo conto, ma è utile perché se so che voglio fare un dolce, la butto sempre lì molto semplice, basica, per fare degli esempi concreti. So che deve, che so, lievitare 2 ore, no? Voglio fare i cinnamon rolls, devono lievitare 2 ore. Non posso permettermi di metterlo in lista e farlo quando capita. No, perché ci sono 2 ore di attesa e poi lo devo infornare, quindi cerco di strutturarmi in modo da poterlo fare in un certo orario, più o meno, in modo da avere il tempo per farlo lievitare e poi cuocerlo, perché se mi riduco la sera a farlo, non vado più a letto. Quindi in questo senso magari poi appunto ci sono delle commissioni, è un posto lontano, bisogna prendere i mezzi oppure c'è un orario specifico, non è una cosa che posso fare sempre durante la giornata, ma in una determinata fascia, diciamo. Quindi per questo per me è utile
impormi, tra virgolette, perché poi è sempre molto flessibile, non mi uccide nessuno, tranne in alcuni casi se ho proprio degli appuntamenti fissi. Però per le cose di casa che mi devo organizzare io è abbastanza utile. E di solito questo lo faccio il giorno prima. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il metodo d'organizzazione che funziona meglio per voi. So che ci sono tante persone che utilizzano ad esempio soltanto il digitale ormai per organizzare lavoro, spese, eccetera. Alcuni preferiscono invece l'agenda classica. È bello potersi scambiare consigli, confrontarsi sui metodi, eccetera, anche per le tante altre persone che magari guarderanno i commenti qua di sotto, potranno prendere ispirazione anche dal vostro metodo. Eccetera, eccetera, è bello potersi confrontare. Questo è il senso comunque dei miei video: poter creare un confronto, un dialogo. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!